Salve a tutti e benvenuti alla revisione finanziaria quotidiana del lunedì. Ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. I funzionari in Giappone affermano che l'inflazione sta andando più forte del previsto, un fattore che aumenta la possibilità che la Bank of Japan migliori le sue previsioni di inflazione in una relazione trimestrale sulle prospettive economiche a luglio. La fine del dominio del dollaro statunitense è vicina, mentre lo yuan cinese sale e il resto del mondo vede il pericolo del tentativo fallito dell'Occidente di mettere in ginocchio la Russia sull'Ucraina, ha detto uno dei più potenti banchieri di Mosca. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha dichiarato di aver assegnato contratti di fornitura a 5 società per consegnare 3,1 milioni di barili di greggio alla Strategic Petroleum Reserve ad agosto a un prezzo medio di $73 al barile. Altri 3 milioni di barili dovrebbero essere aggiunti a settembre. Il prezzo di dollaro americano yen giapponese è rimasto sostanzialmente invariato nell'ultima sessione. Lo stocastico RSI indica un mercato oversold. La coppia Bitcoin dollaro americano è esplosa dell'1% nell'ultima sessione. Il segnale sell dell'oscillatore Ultimate è in linea con l'analisi tecnica generale. L'ultima sessione ha visto l'oro crollare dello 0,3% contro il dollaro americano. Il MACD indica un'opportunità di buying. La coppia petrolio grigio dollaro americano è crollata dello 0,7% nell'ultima sessione, dopo aver perso 1,2% durante la sessione. Il segnale sell dell'RSI è in linea con l'analisi tecnica generale. L'indice dei prezzi di consumo degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 12.30. Il nucleo dell'indice dei prezzi di consumo degli Stati Uniti alle 12.30. L'indagine ZIO Economic Sentiment dell'Unione Economica e Monetaria alle 9. L'indagine ZIO situazione attuale della Germania sarà rilasciata alle 9, la variazione del conteggio dei disoccupati del Regno Unito alle 6, il tasso di disoccupazione ILO del Regno Unito alle 6. Ci auguriamo che abbiate apprezzato la revisione finanziaria del lunedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relative ai mercati finanziari.